Sabato 8 ottobre 2011, nel centro espositivo di Genova Campi dell'asta del mobile, viene ufficializzato il rapporto di collaborazione tra questa azienda leader nel settore dell'arredamento e il Pontedecimo Calcio. Un rapporto di collaborazione di indubbio prestigio, come tiene a precisare il direttore generale della società Granata, Luciano Marcenaro. È stata una casualità. Che mi ha messo in contatto con il signor Mutta, che è sicuramente il numero uno in questo momento nel settore dei mobili, e diventando poi anche amici, questa passione gliel'ho fatta trasferire nel Pontedecimo. Lui ha accettato con piacere questa mia proposta ed eccoci qua a fare questo matrimonio che spero e penso che possa essere veramente un matrimonio importante per il Pontedecimo come società. Le parole di apprezzamento rivolte dai proprietari dell'asta del mobile al vasto mondo del calcio dilettantistico fanno comprendere la natura e lo spirito che caratterizza questa ascesa in campo al fianco del Pontedecimo. Sono contento del primo canale, mi fa piacere perché si distingue nelle TV private proprio per questo. Purtroppo questo non succede in Piemonte, abbiamo negozi anche lì, per cui porto questa testimonianza. Ecco, primo canale dà spazio al calcio dilettantistico, fatelo, fate una grande cosa, portate questi ragazzi in evidenza. Siamo stufi di vedere sempre le solite facce sui giornali e non sapere invece qual è il tessuto sociale vero di questi ragazzi stupendi che si allenano, che soffrono per 4 lire, ma che lo fanno con grande passione. E voi giornalisti fate bene a trasmettere queste cose, bravi, complimenti. Siamo amanti del calcio, ci piace il calcio anche perché l'abbiamo giocato, però amiamo di più la parte dilettantistica del calcio perché è la più vera, la più onesta. Abbiamo sponsorizzato anche squadre di calcio come il Toro, però proviamo più soddisfazione nel dover promuovere delle squadre che devono emergere e che sono come noi, che hanno voglia di fare. Di giovani anche. Certo, perché noi crediamo nei giovani, infatti siamo pieni di giovani anche nelle nostre aziende, perché portano l'energia nuova e a noi piace motivare questo.